erano partiti in volo da Pisa per portare viveri e medicinali ai congolesi del Kivu. 13 aviatori italiani, soldati della pace al servizio dell'ONU. A Kindu li hanno trucidati. Sergente maggiore Nicola Stigliani. Sergente maggiore Silvestro Possenti. Sergente Antonio Mamone. Sergente Martano Marcacci. Sergente Armando Fabi. Sergente Francesco Paga. Erano arrivati a Kindu da poche ore a bordo di due C-119. I soldati dell'ONU chiamano questo campo il campo maledetto. Il maggiore Amedeo Parmegiani era il loro comandante. Eccolo a Leopoldville durante una visita alla missione dei padri Paolini. Ed eccolo a Bologna, assieme alla madre e ai fratelli. Il capitano pilota Giorgio Conelli era padre da pochi giorni. Questa è la moglie Alba. Tenente Onorio De Luca, 25 anni, ma il più giovane era il sottotenente Giulio Garbati, 22 anni, romano. Tenente medico Francesco Renotti. Maresciallo Filippo Di Giovanni. Maresciallo Nazareno Quadrumani. Aveva sposato a Pisa ed era padre di un maschietto. Il responsabile della strage che ha commosso e indignato il mondo civile è Antoine Gizenga, l'erede di Lumumba. Dopo l'eccidio è fuggito nella foresta. Questi, i suoi seguaci, hanno proditoriamente aggredito gli aviatori italiani e dopo averli uccisi ne hanno straziato i corpi. Nel nome dei nostri 13 caduti al servizio della pace, auguriamoci che un giorno non lontano la civiltà possa riscattare anche queste popolazioni.